Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Vapor e oggi siamo qui su Pokémon Unite con una patch pazzesca, perché sono stati rivelati effettivamente quelli che sono i cambiamenti che andranno ad apportare con la patch del 28 aprile e vi devo dire, veramente, lasciate un bel like, commentino su che ne cosa ne pensate su questa patch mo a fine video e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Andiamo a vedere quello che è intanto ufficiale, perché ufficiale questa cosa qui con le skin, la membership e quant'altro, ma lo vediamo dopo, perché ancora non è ufficiale la patch di bilanciamento, dato che era stata pubblicata sul sito coreano però è stata rimossa, non si sa perché, quindi non sappiamo ancora precisamente se effettivamente saranno questi i cambiamenti di domani. Vedremo domani, appunto, non appena uscirà. Vi ricordo che domani ci sarà maratona su Twitch, quindi datemi a seguire, canale in descrizione, dalle 9 di mattina fino, non lo so, almeno fino alle 9 di sera. Poi vedremo. Comunque, cominciamo quindi con il bilanciamento. Vi ricordo che questi non sono cambiamenti ancora ufficiali, ma dovrebbero essere appunto al 99% ufficiali, dato che erano usciti sul sito coreano. Quindi andiamo a vedere Grident rimosso su Covet. Covet sarebbe Supplica, quello che corre insomma e diventa Unstoppable. Forse è stata rimossa l'Unstoppabilità, quindi l'inarrestabilità. Ma è stata aumentata la Tenacity. Cos'è la tenacia? Praticamente, se... è una statistica che ti permette di ridurre la durata degli effetti di controllo, quindi stun, rallentamento, eccetera, eccetera. Facciamo un esempio: se io ti sto per stunnare per 2 secondi con una mia mossa, tu hai 50% di tenacia, non ti stunno più per 2 secondi, ma il mio stun dura 1 secondo invece che 2. Quindi molto semplice, molto lineare. Almeno di base funziona così, poi ogni gioco ha le sue, insomma, i suoi calcoli. Comunque, potrebbe non essere più unstoppable, questa è una cosa che ancora non sappiamo. Come ho già detto, è una patch che è uscita proprio qualche secondo e l'hanno tradotta dal coreano, quindi potrebbero esserci degli errori, chi lo sa, chi lo sa. Blissey, è stato cambiato un po' il funzionamento di Blissey, adesso soft boiled, può portare fino a 4 cariche, se però Egg Bomb è l'altra mossa, quindi possiamo curare fino... 4 volte solo se però abbiamo come altra mossa Egg Bomb e condivide le cariche con Egg Bomb. Quindi abbiamo 4 cariche che noi possiamo scegliere se tirare 4 Egg Bomb, 4 uovo bomba, oppure curare per 4 volte. E Egg Bomb ovviamente è stata cambiata allo stesso modo, quindi se presa insieme a Soft Boiled è alle 4 cariche che condivide con essa. Poi adesso Blissey le mosse plus le prende al 10 e al 12, molto interessante come cambiamento. Duraludon, hanno diminuito ancora di più il danno di Dragon Pulse, infatti danno ridotto, lol tra parentesi, e Stealth Rock Visual Adjustment, non sappiamo cosa esattamente, ma quanto pare solo un update grafico delle Stealth Rock. Alolan Ninetales, Blizzard... l'effect duration increased, che significa non si sa, infatti c'è anche il punto interrogativo tra parentesi, ovvero l'effetto, la durata dell'effetto è stata aumentata, non si sa che cosa significa esattamente, probabilmente hanno aumentato uno stun, non si sa, però quello che si sa è che avranno un range più ampio, avrà un range più ampio, un nerf invece per Aurora Veil, questo molto interessante perché appunto negli ultimi giorni si giocava praticamente solo quello, veramente veramente forte. Talonflame, nerfato veramente tanto Talonflame ragazzi. Brave Bird, è stato ridotto il danno e il range della mossa è stato ridotto, in più la sua Unite, il danno è stato ridotto e il cooldown aumentato. Vi ricordo che Talonflame era uno di quei Pokémon che aveva la Unite veramente spesso, come Pikachu, come Azumarill, e aveva 89 secondi di cooldown, e adesso invece è stata aumentata questo cooldown. Sicuramente importante sia per un Talonflame che vuole combattere, sia un Talonflame che vuole scorare, come nelle score comp che abbiamo visto nei vari tornei. Lucario, un altro nerf a Lucario, ma ce la faremo a buttarlo fuori dal meta? Secondo me no, infatti... nerf solo a Extreme Speed, il danno ridotto, vedremo, probabilmente lo ridurranno di 2 danni
Perché tanto lo sappiamo che i nerf a Lucario non servono mai a niente. Upa. Upa Trick era veramente fortissima. È stato ridotto il range, aumentato il cooldown e forse è stato ridotto il range dell'auto-attacco. Forse, però. Mi fa troppo ridere che ci scrivono forse, però. Il Trick Plus è stato ridotto anche la cura che dava, ridotta la cura che dava il Trick Plus. Perché se mettevamo Trick su un alleato e questo faceva danno agli avversari, si curava in base al danno che faceva. E adesso si cura di meno. Lo stun di Shadow Ball è stato ridotto e invece Phantom Force è stato ridotto il cooldown e è stato buffato lo stun che dà Phantom Force. Figurate, neanche, cioè è così poco usata che neanche sapevo stunnasse, quindi figuriamoci. Zero ora, diciamo che è una posizione un po' strana. Discharge è stato aumentato lo scudo, perché sì, Discharge dà scudo quando lo facciamo e è stato aumentato. Non so, fatemi sapere voi che pensate sui buff a zero ora. Io non lo bufferei, però vabbè, comunque. Edge Slash Boost Attack, ovvero l'attacco boostato, è stato buffato. In che modo non lo sappiamo, forse farà più danni, non lo sappiamo. Sacred Sword è stato aumentato il danno, è stato aumentato l'effetto, e quindi o la penetrazione della difesa oppure il knock up. Qui secondo me comunque è stato aumentato il knock up o qualcosa, lo stun che ne deriva, perché penso sia un effetto abbastanza importante. Occhio invece a chi vediamo adesso, occhio a Trevenant, perché se questi buff sono veritieri, ragazzi, lo vedremo veramente dappertutto, perché mi sembrano dei buff veramente forti. Branch Poke, che è la mossa iniziale di Trevenant, quella che fa quel piccolo scattino iniziale, aumentato il danno, aumentato lo slow, il rallentamento su gli avversari, e adesso ripristina HP, anche questa mossa. Kurz, maledizione, aumentato il danno che fa agli avversari e invece diminuito il danno che ci facciamo da soli. E beh, direi, perché veramente con maledizione quasi ci shottavamo da soli. Quindi Pain Split, malcomune, aumentata la recovery di HP. Questo, secondo me, questo set sarà infernale. Kurz Pain Split veramente devastante. Ma soprattutto quello che renderà Broken Trevenant, Broken e Trevenant nella stessa frase, probabilmente non avrei mai pensato di dirlo, ma eccoci qua, è il cooldown della ulti ridotto. Questo è molto importante, perché la ulti di Trevenant, ragazzi, la Unite è qualcosa di veramente forte, soprattutto nei team fight alla fine. Ma vi devo dire, anche in mezzo alla partita, se riusciamo a prendere due o tre persone, le buttiamo in aria, mettiamo le stack di quella passiva che dà danni aggiuntivi, se non sbaglio, in più ci diamo un sacco di scudo, diamo body barrier veramente veramente forte. Cramorant non so, stanno buffando, nerfando, si sa. Air Slash buffato, la Unite Move aumentato il danno e il cooldown ridotto. Greninja, poverino, era rimasto l'unico con una Unite a 164 secondi di cooldown, la più alta del gioco. E infatti, ridotto il cooldown della Unite, direi di sì, cavolo. Azumarill, ragazzi, è stato nerfato. È stato... È stato nerfato. Ma non lo so perché, però sì, cioè vabbè, Bubble è la mossa iniziale, Movement Slow Bug Fix, ok, un bug fix. Whirlpool, allora, Damage Bug Fix. Io penso che o era buggato Whirlpool e adesso che lo sbuggano farà dei danni clamorosi, perché se no non ha senso. Aqua Tail è stata nerfata, cioè non ignora più difesa e scudi. Prima, se tu facevi Aqua Tail, ignorava gli scudi, ignorava le difese del target, molto buono. Comunque faceva cagare Azumarill, penso sia uno dei PG più scarsetti del gioco. Mo vedremo la tier list con questa patch note, ma adesso non ignora neanche più difese e scudi. Non capisco perché, è in una posizione orribile Azumarill al momento. Quindi, ok.
E ragazzi, per la prima volta, è questo che mi fa un po' dubitare dell'effettiva veridicità di questa patch note, perché per la prima volta vediamo un nerf, un cambiamento a due oggetti, body barrier effetto ridotto, non si sa di cosa, potrebbe essere che dia meno scudo, potrebbe essere che lo dia solo a noi e non più al compagno, non lo sappiamo, però nerfato il body barrier, nerfato anche lo score shield, il cooldown è stato aumentato, e questi due sono secondo me i cambiamenti più importanti di questa patch. Body barrier, score shield sono due cambiamenti enormi, enormi per quanto riguarda questa patch. Andiamo a vedere anche quello che cambia sotto il punto di vista estetico, perché ci sono tanti belli aggiornamenti e non sottovalutiamo questi aggiornamenti qua perché sono molto carini. Intanto, vabbè, il battle pass l'avevamo già visto, avevo fatto un video al riguardo, quindi lo saltiamo direttamente. C'è anche il video, andatevi a riprendere il video dove faccio vedere il battle pass. Ci sarà questi eventucci qui che sono molto carini, ci regalano skin di Trevenant, skin di Eldegoss, però niente troppo da dire, insomma, sono eventi in cui tu loghi, fai quelle due missioncine semplicissime e magari scambi i tuoi fiorellini con degli oggetti, quindi molto semplice. Questo è un altro evento, sempre dobbiamo innaffiare la pianta e vabbè, ci danno cose, non era questo di cui volevo parlare, ma nuovi reward per le season, per le rank appunto. Se abbiamo sempre il massimo reward, che possiamo arrivare fino a Master 1800 punti, che comunque è abbastanza alto, però la cosa bella è che la skin di Mamoswine è questa qui ed è bellissima, a me piace un botto questa skin. Probabilmente giocherò un po' di Mamoswine nei prossimi giorni solo per giocare questa skin, e la prendiamo a esperto 1 se non sbaglio, quindi molto molto accessibile per tutti. Fatemi sapere che ne pensate di questa skin, secondo me bellissima. Ma Mamoswine, devo dire, anche quella con la felpa e le cuffie aveva, se non sbaglio, veramente veramente carine. Poi non è l'unica novità, perché ci sarà un'altra novità, ovvero il Pokémon Unite Day. Due giorni al mese avremo questo Pokémon Unite Day, di sabato e di domenica. Il primo è il 7 e l'8 maggio, quindi tutti i Pokémon possono essere giocati gratuitamente, quindi tutte le licenze Unite diciamo gratuite, ovviamente solo per le normali, non per le classificate. Poi abbiamo i saldi sulle skin, questa molto carina come cosa. Aumentano le monete che possiamo guadagnare in questi due giorni, infatti abbiamo 100 monete se giochiamo una quick, 200 monete se giochiamo una classificata o una normal. In più abbiamo 1000 monete in più per giorno, quindi pensate un po', possiamo guadagnare fino a 2000 monete tra sabato e domenica più 300, quindi abbiamo 2600 monete che possiamo guadagnare solo in due giorni praticamente. Molto carina come cosa, perché devo dire che molti, soprattutto nei commenti, leggevo che non avevo monete per acquistare cose. Eccolo qua, evento fatto apposta per voi, così giocate quel sabato e domenica che una volta al mese e abbiamo un sacco di monete in più. E ci sarà anche, vabbè, l'energia EOS per i gacha, per le skin e quant'altro. Un'altra novità per gli utenti che invece vogliono spendere qualcosina nel gioco è il membership, non so come chiamarlo, un pass premium, non lo so. No, il pass non è il pass, perché è un'altra cosa, è una membership. Quindi, esatto, infatti lo chiama proprio così, Unite Membership. Abbiamo uno speciale Hollower del mese, che in questo caso è questa skin di Grident. Ogni settimana verranno rilasciate due versioni di prova gratuite, quindi due Pokémon gratuiti, sinceramente frega niente, però anche due skin gratuite di prova, però non effettive, insomma sono skin temporanee di prova. Beh, comunque noi ce le prendiamo. Poi possiamo, utilizzare i fumetti di chat, penso che non sia molto importante, però anche una trainer fashion possiamo acquistare, quindi la prima volta che acquistiamo questo coso otterremo questo vestito qui per il nostro allenatore, che se non sbaglio è un vestito di Upa o qualcosa del genere. In più ne usciranno sempre di più e abbiamo uno sconto del 10% per i futuri acquisti. Ma la cosa più importante è che riceveremo 40 gemme gratis
al giorno. Quindi se noi acquistiamo questo membership, questo Unite membership, poi il pass praticamente si è comprato da solo, perché se noi spendiamo, se non sbaglio dovrebbe costare 1150 yen, che dovrebbero essere intorno agli 8-10 euro in un mese, possiamo in questo mese, siccome prendiamo 40 gemme al giorno, prendiamo 40 per 30, 1200 gemme, e quindi il pass viene da sé, che costa 500 gemme, ce lo possiamo comprare tramite le gemme farmate grazie a questo acquisto qui. Quindi non dobbiamo comprare sia il pass sia questo, possiamo tranquillamente comprare questo e con le gemme che ci prendiamo appunto da questo coso qui, 40 al giorno, ci prendiamo anche il pass. Secondo me molto molto carina come cosa. E quindi questo è tutto. Vediamo, questo già è ufficiale, come vi ripeto, e quindi cambiamenti al membership, eccetera, eccetera. Invece, per quanto riguarda la patch dei bilanciamenti, aspetterei ancora qualche ora prima di dire è ufficiale, però 99% dovremmo essere lì. Io spero che sia ufficiale, perché sarà una patch veramente pazzesca. Nerf agli oggetti, che sono giocati su veramente tanti Pokémon, Baldibarra soprattutto. E quindi non vedo l'ora che esca. Fatemi sapere la vostra. Io vi saluto, vi ringrazio. E niente, ci vediamo con in maratona. Ci vediamo con questo aggiornamento pazzesco domani. Ciao.